Buonasera a tutti, dai 1DOF. Questa sera ho montato qua nel giardino una hand feed, quella che uso per l'attivazione in montagna, di 22 metri, che va a finire fino laggiù alla cinta, laggiù in fondo circa. Vabbè, non si vede, magari dopo vi faccio un altro video. E in più ho messo, installato la PAC 12 verticale. Adesso stiamo ascoltando in 40 metri per vedere le differenze. Adesso stiamo ascoltando con la verticale. Si sente un ronzio. Appena giro sul filare, il ronzio sparisce. Molto più silenziosa. Adesso mi sposto qui. Qui apparentemente non c'è nessuno. Fai ascoltare la silenziosità tra una filare, che adesso qua in ascolto. Adesso metto la verticale. Questa è la verticale. Si tira già dentro un po' di rumore, quel rena 7. Questa è la filare invece. Così la filare. Quel rena varia un po' dalle scariche, però decisamente più silenzioso. Andiamo ad ascoltare qualcuno. Con la filare mi fa un 9 più 10. Questa è la verticale. PAC 12. Dobbiamo vedere il ROS qua, 5 watt, in QRP. Il ROS più che è buono, quindi è tarata. Questa è la filare. Molto più forte. Ciao Pietro, ciao Maurizio, ciao Luciano. Vado per te Luciano, però so se ti fermi, io prima devo appunto terminare. Italia Uniform 1, Quebec, Delta, Delta. Buona serata a tutti, vai Luciano. Italia Uniform 1, DOF QRP. Andiamo velocemente anch'io, ho preso troppo in fretta. Stasera va bene così. Questo corrispondente con la filare, adesso cambio, così verticale. Sparisce nel QRM. Mettiamo di nuovo la filare. Filare. Vi saluto di distanti, Maurizio a te il cambio, ma fuori di la parte mia, vai Maurizio. Maurizio Luciano è già andato, ti saluto, buona serata e buona continuazione appunto di serata. QRM trattore in arrivo. Arrivi una bomba, arrivi piano perché purtroppo la propagazione è quella che è. Come modulazione buonissima. Grande Silvano col trattore. Qui sei proprio da proscarsi. Ti saluto quando ci senti. Dobbiamo far chiamata e vediamo se i colleghi in ascolto. Avete tanto piacere. È stata un piacere dopo un po' di tempo. Ciao Luciano, buonanotte, buona continuazione di serata. Io Tommaso lo sento bene perché l'antenna che è poi girata dalla sua parte. Perciò lo sento bene. Lui sta andando. Questa è la verticale. Questa è la filare. Bene, Tommaso, a te prego, il Z1 PHJ per il questione K1, qua siamo rimasti dietro. Italia Uniform 1, Delta Oscar Foxtrot QRP. Vediamo l'antenna. Il nome è prestigioso, però non è bene, c'è qualcosa da fare. Non lascia spazio qui. Saluto a tutti, voi che sono sulla nave, sempre che mi senti. Faccio qualche cosa, approccio una preparazione. Io non sento tutti bene, sempre a filare, adesso cambio, così verticale. Guardate come aumenta anche nel waterfall il rumore.
qui si può apprezzare meglio, verticale, cambio filare. Mezzo a rumore anche la comunicazione, poi c'è l'antenna che non è trasformante e a me la voce, ma c'è tanto che sempre radio, filare Nikon 765 verticale, che normalmente utilizzo, come dicevo la Nikon prima, direttamente in telegrafia, da qualche giorno con il microfono. L'antenna è una 4 asse Cusco, 4 elementi 10, 15, 20 con il filare per la banda dei 40 metri. Ti riascolto con piacere, Teo. 9 America 3 Eco Oscar Tango, ma non è nuovo il tuo nominativo, magari siamo anche già collegati, ma stanno con il log cartaceo. Prima che posso controllare in questo momento al computer, ma non secondo me ci siamo già collegati. Ti riascolto, Teo. 9 Alfa 3 Eco Oscar Tango, Italia X-ray 1, Italia Italia Uruguay. Italia Uniform 1 Delta Oscar Foxtrot QRP. Nei QSO è difficile entrare, in QRP. Adesso anch'io qua sempre la filare. Ho messo la così la verticale. Siamo sulla filare. Vediamo se riusciamo a acchiappare qualche segnale utile. Beh, questo qua al limite credo che con la verticale non lo ascoltiamo. Vediamo un po'. A pezzi. Questa è la filare. C'è una bella differenza tra filare e la verticale. Poi i nostri amici. A 9 più 10 con la filare. Con la verticale è più o meno uguale, questi che sono forti. Così c'è la verticale, così la filare. Verticale, filare, verticale, sempre un pochino più basso, filare. Non so cosa si dica. Adesso facciamo la prova in 20 metri. Ecco qua. Ho rotolato l'antenna alla verticale, la end feed non c'è bisogno. Questo è un segnale che stiamo ascoltando con la verticale. Sembra un tedesco. Passiamo sulla filare. Questa è la filare. Verticale, un po' più di rumore, ma il segnale è simile. 7-8, questa è la filare. Sembra più basso, però più silenzioso. Quindi sui 20 metri la verticale va meglio. Andiamo a ascoltare un altro segnale. Qua, verticale, pack 12, filare a mezzo, verticale, filare,
that's a fair bit of kit. He's been waiting for a couple of months to get it. Si vede anche dalla waterfall che la filare più silenziosa. Che lo schermo rimane un pelino nero qua. Si mette alla verticale. Così c'è la verticale. Si tira dentro sempre un po' di rumore. Ok, questo arriva decisamente forte. Cosa dice il gatto? Questo commutatore dell'antenna che sto utilizzando adesso. Così sempre con la verticale. Filare. Qua c'è un abisso. In verticale. Filare. Verticale. Filare. Probabilmente corrispondente anche in verticale, credo. Sarà polarizzato anche lui. Così. Andiamo a ascoltare qualcun altro. Allora, questo è sempre in verticale. Pack 12. Filare. Siamo sull'ordine di 7 alla filare. Questa è la verticale. Lui ha smesso di parlare giustamente. Filare. Verticale. Picco di 9 quasi. La filare 8. Quindi sembra che la PAC 12 in 20 metri renda di più che la filare in feed. Adesso vi faccio vedere l'antenna. Questa è la solita PAC 12. E questa è la end feed autocostruita, ovviamente molto bassa, bisognerebbe tirarla un po' più in su, perché vedete qua, posso toccare con la mano, però queste sono le condizioni che di solito lavoro in QRP, sotto, postazione di battaglia, un saluto, 73.